pronti? Questo è un albero di Caracalla, questa e questa, vedi? Allora, questo è il legno desorbe, questo è il leccio, licino. Sono differente di questa, vedi? Vedi di differente? Questa c'è il controferro qua e questa invece c'è là qua. Questa fa pure la barba. Adesso però si addobra perché... Si addobra poco perché se fanno i truciolati, la formica, i multistrati, invece per lavorare bene ci ho la pianuzza, ci vuole se vuoi fare il lavoro fatto bene. Gli artigiani cercano di tener duro quelli che ci sono, che sono rimasti solamente purtroppo quelli più anziani, cercano di tener duro. Perché sono rimasti quelli più anziani? Perché purtroppo il lavoro artigianale non è molto remunerativo. Rione si connota come popolare dai tempi della nascita di Roma, nel senso che i primi insediamenti urbani abitativi a Roma erano sul colle del Palatino, però erano insediamenti riservati alla classe, diciamo, tra virgolette, politica. Mentre i primi insediamenti abitativi, i primi abitanti che si sono stabilmente insediati, sono stati proprio in questo rione, tant'è vero che questo rione, i rioni hanno tutti una numerazione, questo è il rione 1, cioè il primo rione in cui ci sono stati insediamenti abitativi a Roma. Come tutti sanno, ci troviamo al primo rione di Roma, che è chiamato Rione Monti. Io mi sono fermato in questo rione a fare questa mia attività, perché ho trovato nelle persone come dei fratelli, gente di famiglia che tu pensavi che già conoscevi. E mi sono innamorato di questo rione, della semplicità delle persone, della gente che ci abitava, cordiali, gente umile. Però con gli anni questo rione è cambiato, con gli anni è cambiata la gente, tutta questa gente, diciamo, operaia, che sono venuti le persone, diciamo, ricche e benestanti, che hanno capito il rione di un certo valore e hanno cominciato a comprare, quindi tutte queste persone
che erano la maggior parte operaia, oggi sono pochissime. Via Urbana è una via molto antica. Come il quartiere è uno di quei quartieri ancora, diciamo, che dove si lavorava tranquillamente, c'erano di tutte le attività possibili, immaginabili, cioè quelle che serviva al popolo e quelle che serviva anche all'industria, perché parecchie fabbrichette lavoravano in serie, capito? Io vengo dalla categoria di artigiani, tra la cui gli artigiani puoi imparare tutti i mestieri che vuoi. Sì, sì, qui c'è stava, era una pipinara dei ragazzini, si è proprio stravolto il tessuto sociale qua. Adesso sono tutti coppie, single, che uno, massimo uno, due ragazzini che poi sono pure rari perché non si vedono più in strada come era prima, stavano sempre qua davanti a giocare a palla, a giocare, è tutto cambiato. Devo dire che per quanto penso io c'è forse anche una volontà di far diminuire la quantità di popolare in questo quartiere a favore invece di uno strato più qualificato, diciamo, di popolazione. Per esempio il fatto che molti politici a livello di sia locale, sia regionale che nazionale sono venuti a risiedere in questo quartiere fa sì che per esempio loro non abbiano molto a cuore che ci sia presente un sostrato artigianale così popolare, ma vorrebbero che questo quartiere si qualificasse di più come quartiere residenziale. Il rione è cambiato, prima c'era più vita a questo rione, era più vita perché erano tutti artigiani, era il migliore rione d'artigiani. Poi con le nuove leggi, come si chiama, è cambiato tutto, è diventato un quartiere è diventato de perito, un dormitorio pubblico. Dei rioni storici di Roma, dove ancora si sente la figura dell'artigiano e dove le persone sono quelle che sono, cioè almeno a parer mio vere. Quindi ci hanno veramente accolto, abbiamo trovato aiuto, anche siccome noi siamo giovani, io per primo sono giovane perché ho 27 anni, e un lavoro così... Va bene che te lo insegni a un fratello che è più grande di te, però se c'hai un falegname di 65 anni, che se c'hai un dubbio o diciamo un punto interrogativo su come va fatta una cosa, è ottima come situazione uscire dalla porta e chiedere: guarda, c'ho questa cosa qua, che dici, come faccio? I rapporti ce l'abbiamo tra amici, tra quei pochi artigiani che sono rimasti, no? Allora abbiamo una specie di amicizia che ci riuniamo insieme e facciamo... diciamo un break di tramezzine e cose varie alla sera, un goccettino di vino e stiamo insieme. Però come lavoro ce n'abbiamo pochissimo, difatti molti sono andati via, sia artigiani falegnami, sia fabbri, sia altre attività. Cioè sono rimasti quelli a condizione familiare che possono sopravvivere ancora. Non è uno di quei lavori che ti impari con un anno e mezzo, due anni. È fatto di prove, di errori, di uno che ti segue, un mentore che ti sta presso e ti insegna e ti dice come vanno fatte le cose. Per i progetti sia dei mobili più grandi come dei complementi d'arredo che facciamo, lavoriamo col computer, nella fattispecie con AutoCAD come sistema. E, mentre loro, capita spesso che li trovi ancora con l'agenda e manco penna, matita alla mano e fanno il loro disegno che magari agli occhi nostri può essere maccheronico, però che per loro fino a 65 anni è andato benissimo
e c'ha anche il suo sapore, ti devo dire la sincera verità. Sono tre pareti in armadio, uguale qua giù a via Urbana, vedi? In mezzo c'è un navalletto, capito? Due cassettiere e ci sono 22 sportelli. Per me il mestiere falegname è cultura, costruire un mobile, diciamo che siamo alla pari della Fiat, la Fiat dal ferro fa le macchine, noi dal legno costruiamo gli armadi, le cose, però ci vuole anche dedicarsi a questo mestiere perché non è facile inventarselo, bisogna avere un po' di diciamo non studi, ma studi di laboratorio, cioè conoscere il disegno, conoscere i materiali, come si lavora, però bisogna sempre impararlo nel laboratorio. Inquadra bene, guardi, eh. È una libreria di 18 metri quadrati, con cassetti bugnati e sportelli bugnati, in ciliegio americano. Io questo lavoro ho iniziato, non andavo a scuola elementare, quando frequentavo la falegnameria. Gli andrizzavo i chiodi e pulivo per terra dentro l'officina. E sono stato la bellezza di 15 anni fino all'età di 20 anni senza percepire un centesimo, oppure una lira, all'epoca era una lira. Quando avevo già 14 anni ero già, come si chiama, iscritto alla Camera del Lavoro. Lavoravo alla macchina di falegnameria. E poi sono passato al banco. A 18 anni sono passato al banco, perché il banco è più delicato della macchina. Il falegname è un dono da quando ero piccolo. Dietro c'è anche tanto lavoro e tanto anche studio, perché non è il falegname prendere e tagliare, è capire. Poi il legno è una cosa viva, è una cosa che tu tocchi con calore, e specialmente dentro una casa che uno costruisce un qualcosa, quando tu arrivi alla sera lo guardi e ti dà un coso di calore a dire guarda te di un albero che cosa si può costruire. Ogni lavoro è una piccola ricerca, quando devi costruire inizi proprio dal tavolone. Vai al magazzino di legno, pin tavolone che è quasi un albero, capito? Poi realizzi e qualche cosa e ti appassiona pure. Il falegname è un lavoro molto particolare, bisogna farlo con amore, specialmente quando fai determinati lavori e che li vedi creare, è come un figlio. Il legno, spesso il falegname, devi parlare col legno, si deve parlare col legno. Prima ancora che lo prendi devi parlare, se è adatto o non è adatto. Sì. E non si vede luce, eh? È una cosa commovente, credo, perché il legno è come un'altra persona, ti parla il legno. Il legno quando lo tagli pensi che gli fai male. E il bello è quando tu finisci un lavoro e che viene il cliente e ti dice ah, era proprio quello che io volevo.
però negli ultimi anni questo lavoro sta in declino, in quanto giovani ragazzi, non lo so, un po' per impegno, un po' anche che non danno la possibilità a questi ragazzi di imparare questi mestieri, stanno a scomparire questi piccoli artigiani. Ci vorrebbe un apprendista che te svolge, che ne so, per uscire a mobile, e invece devi fare da solo, devi chiedere una mano a un vicino, no? Perché c'è un costo. Non ci esce fuori, perché sennò sarebbe pieno di botteghe artigiane, invece qui sono sparite tutte. Al quartiere qui ce n'erano tante prima, no? Ce ne sono rimaste due, tre. Non vanno più a farsi il mobile su misura, non vanno più dall'artigiano come si faceva una volta. Maestro, mia figlia ha 12 anni, a 20 anni, fai la camera da letto te, mi raccomando, quello che è. Dopo alla fine il falegname gli faceva la camera da letto, una stretta di mano e pagavano. Quello che il falegname aveva consentito, non è che rubava, non è che chiedeva chissà che. Adesso attualmente la prima cosa, dico, quanto costa un armadio? Noi non possiamo sapere il prezzo prima di costruirlo, perché c'è un procedimento che compra il materiale, mano d'opera, esce fuori il prezzo. Tutto qui. Adesso il consumismo vogliono sapere prima, e noi la concorrenza non la possiamo abbattere a nessuna fabbrica, perché o siamo artigiani o siamo industriali. Peccato che gli artigiani si stanno per scomparire tutti piano piano. Non c'è stato un rinnovo di nuovi operai, di artigiani. Peccato, quello mi dispiace tantissimo, mi dispiace. Questa chiesina è stata storicamente gestita dai padri Giuseppini, che è un ordine sacerdotale, uno dei tanti ordini sacerdotali, e ovviamente loro erano molto devoti a San Giuseppe, per cui organizzavano tutti gli anni questa, diciamo, festa del quartiere per l'occasione del 19 marzo, che era la festa di San Giuseppe.
Questa festa era molto più sentita prima, adesso diciamo un pochino meno, anche se, ripeto, negli ultimi anni comincia di nuovo ad essere abbastanza frequentata e seguita. Questa festa, diciamo, la parte saliente è quella della processione, il giorno della festa, ma fino a qualche decennio fa addirittura era molto più lunga come festeggiamenti veri e propri, nel senso che c'era una novena di San Giuseppe, novena nel senso che la festa iniziava 9 giorni prima. Che una volta si faceva la festa di San Giuseppe, dove si faceva la corsa di sacchi, la corsa con le caciotte, la corsa con la cucagna, tutti questi giochetti che facevano i paesi, perché era un paese. Poi dal 2002 noi stiamo facendo questa festa di San Giuseppe, che usciamo col santo che lo portiamo noi artigiani per tutte le rione. La processione erano una trentina d'anni che da quando io sono qui che non usciva San Giuseppe, un bel momento avendo avuto un parroco, un nuovo parroco, tutti artigiani e negozianti, abbiamo cercato di portare fuori, di far uscire San Giuseppe dopo 30 anni, penso 30 anni che non usciva dalla sua chiesa. Giri per i vicoli di Monti, c'è riscontro da parte delle persone, perché io l'altro anno ho detto saremo 4 gatti, invece la processione poi è stata proprio una processione con persone che si affacciavano, devoti che venivano appresso a noi, insomma è stata una cosa particolare e piacevole, molto piacevole e diversa soprattutto, perlomeno ai miei occhi. Questo ritorna al discorso che il Monte è rimasto ancora un rione che ha da dire su una Roma che secondo me adesso non c'è più e che non si trova in altri rioni, che possono essere Trastevere, San Lorenzo e via dicendo. Perché ancora sono legati a queste tradizioni che io, per dire, parlo ogni tanto ai miei amici, dico: ma a te a Roma ti è mai successo, mai capitato di partecipare o di vedere una processione con tanto di santo? Cioè,
c'ha più l'aspetto e la fisionomia di una cosa più paesana, molto particolare, insomma, mi piace parecchio e mi piace che ne faccio parte e a modo mio gli do una mano. Questo signore vuole sapere, Rione Monti, come me la passo, che faccio, tutte queste cose che dopo dicevo famo in televisione. Io l'ho detto, già me la passo male, malissimo, pur essendo che faccio il falegname, me la passo male. Ma non ci credo io, eh. Oddio, adesso dà una risposta che non finisce mai.